Ragazzi, parlate di mafia perché è un antidoto alla criminalità. Così la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo agli studenti dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara. L'Abruzzo, per la sua posizione geografica, è appetibile della criminalità organizzata, soprattutto foggiana. Diversi temi affrontati, alcuni al microfono del collega Pietro Lambertini. Gli atti in possesso della Commissione parlamentare antimafia, cosa dicono del rischio infiltrazioni in Abruzzo? Le stesse relazioni della DIA certificano come la posizione geografica della regione Abruzzo è una posizione che purtroppo facilita il passaggio o l'ingresso dei clan. È di pochi giorni fa un altro sequestro importante, in quel caso si parlava di Casalesi, conosciamo diverse interdittive antimafia su questo territorio che quindi certificano la presenza di interessi economici dei clan. Questo deve fare molta attenzione nei rapporti con le imprese, nei rapporti durante gli appalti, nei rapporti con la politica, ovviamente. Il Vastese è la porta d'accesso in Abruzzo da sud, dalla criminalità foggiana. Poi c'è Pescara, che è una città con un alto tasso di spaccio di droga, con un elevato dinamismo commerciale. Poi ci sono gli appalti della ricostruzione a Teramo e L'Aquila che fanno gola. Come ci si difende dai clan? Ecco, esattamente quello che dicevo prima, abbiamo diversi tipi di criminalità organizzata. La prima criminalità organizzata ovunque, non solo in Abruzzo o nel Vastese, è quella che porta la droga. In questo caso voi avete il rischio di trovarvi ad avere a che fare con una delle organizzazioni più feroci, che è quella che è legata alla società foggiana e alla quarta mafia. Però nel complesso noi sappiamo che la criminalità organizzata si muove quando si muovono i soldi, e questo di fronte alla ricostruzione, di fronte al PNRR, di fronte alle sfide di sviluppo che giustamente questo territorio vuole portare a casa, deve chiamare le amministrazioni locali e tutti gli enti pubblici al doppio dei controlli.